Recentemente è uscito un mio libro che si intitola Musica presente. È un libro che si riallaccia ad un volume precedente intitolato Ragioni e sentimenti nelle musiche europee dall'inizio del Novecento ad oggi. Sono due volumi editi dalla Libreria Musicale Italiana LIM di Lucca che completano la mia ricerca sul Novecento fino ai giorni nostri. È una ricerca che mi appartiene fino da quando ero studente. Ho dedicato tutta la mia vita, ho avuto la fortuna di conoscere anche tanti musicisti e tanti compositori importanti, dei cosiddetti maestri storici e dei compositori della mia generazione e anche più giovani. In questo libro, infatti, ci sono tante testimonianze dirette di compositori che parlano della loro stessa musica, della loro poetica, delle loro finalità. Ho utilizzato il termine musica presente sostituendolo a quello di contemporanea, perché la musica contemporanea si rivolgeva a un pubblico di esperti, era soprattutto legata a un concetto di sperimentazione d'avanguardia degli anni 50 e 60. Oggi le cose sono molto cambiate, non si può solo riferirci a una musica accademica, a una musica cosiddetta colta, ma dobbiamo inserire anche esperienze sul jazz, sulla musica cinematografica, sulla musica elettronica, eccetera. Un intreccio straordinario che costituisce appunto il nostro presente. La musica è più inclusiva, è più attenta alle esigenze dell'ascolto, della percezione rispetto a qualche decennio fa. Ed è importante che ci si immerga nel nostro presente, nel suono del nostro presente, perché ci fa capire meglio ciò che noi siamo per noi stessi e il mondo che ci circonda. Quindi tutte le iniziative rivolte al pubblico, rivolte agli studenti, che possono approfondire la musica del presente, ben vengono, perché la musica del presente non significa solo la musica di oggi, ma significa anche avere una consapevolezza, essere presenti nella cultura della nostra epoca. Grazie.